c'è un'orgia di stranieri sopra la mia testa. E per loro parlo da sola. In realtà voglio spiegare che io parlo con voi. Sì, mi guardano male. Uff. Faccio spiegargli che parlo con voi. No, ma in realtà non vorranno neanche sentire le mie spiegazioni. Mi guardano male, basta, stop, chiuso. Comunque, ho aspettato a parlare con voi un po' più tardi, appunto perché c'è un po' meno gente, ora a parte che sono venuti tutti qua sopra la mia testa, perché io amo stare in riva al mare, ovviamente. Cioè, ovviamente non è detto che qualcuno ama stare in riva al mare, alcuni anche in piena estate stanno più in alto rispetto al mare. Io però amo stare proprio in riva. Però diciamo che da metà settembre in poi, in genere, per non spostarmi mille volte e per resistere comunque a stare anche fino all'ora del tramonto, mi metto più riparata comunque vicino al muro. Quindi sono sotto il muro perché è un po' più riparato. Mentre ovviamente vicino al mare c'è più ventilato, quindi ci vado a fare le passeggiate, ci vado a fare il bagno, ci vado a mettere i piedi a bagno, ci vado a chiacchierare con gli amici e così via, però nel senso poi per sdraiarmi, asciugarmi per bene vengo qui riparata su dal muraglione. Stavo pensando di portarmi le cuffie in maniera tale che così potrei parlare con voi e sembra che parlo al telefono. Perché così, cioè, boh, non lo so, a parte che non devo dare niente e non devo rendere conto a nessuno, però nel senso, cioè, in realtà sembro pazza, cioè, più di quello che io in realtà sono e appaio. Comunque, insomma, freghiamoci. Vi stavo dicendo che sono le 6. Sono le 6 e quindi la spiaggia piano piano si sta un pochettino svuotando. E io sto aspettando in realtà il tramonto. Sto aspettando in realtà il tramonto perché mi sembra una bella serata, calma d'aria. In più spero che comunque Marco riesca a raggiungermi e quindi a portarmi Rocchetto a guardare il tramonto insieme a loro. E insomma, in realtà sembra una cosa banalissima, però per me è un regalo immenso, una cosa proprio, mamma mia quanto adoro queste cose qui, cioè nel senso poi le apprezzo ancora di più adesso col fatto che so che sono le ultime volte, non so come dire, cioè in realtà se tutto va bene, cioè fino a novembre in genere qui da me regge, fino a metà novembre regge, però non si sa mai come va comunque la stagione, come va comunque, cioè non se ne ha mai la certezza, cioè sono calcoli così approssimativi pensando agli altri anni, comunque agli anni passati, però chi lo sa, cioè che magari non piova più del solito e quindi finisca tutto prima eccetera, quindi io sono proprio ancora più vogliosa di questi momenti, di queste cose e quindi niente, sono contentissima. Nel frattempo sto sbiascicando una cingomma. E niente. Dopo poi giro e vi faccio vedere il mare. In realtà vi ho appena postato delle fotine su Instagram. Però questo video voi lo vedrete comunque ovviamente più avanti, quindi Instagram lo uso come una cosa immediata. Tra l'altro io non mi ricordo mai, cioè ragazzi,
possibile che io non mi ricordo mai di farvi delle storie? Cioè, nel senso, cioè, alcune volte ve le faccio le storie, sì, però io mi dimentico di fare le storie su Instagram. Cioè, è normale questa cosa? Cioè, fatemi sapere se è una cosa normale. Cioè, io mi dimentico. Mi dimentico proprio. Poi me lo ricordo quando, cioè, è troppo tardi, nel senso che mi dimentico proprio. Comunque, adesso ve lo voglio fare una storia e vi voglio far vedere anche il mare. C'era una che faceva ginnastica. Beata lei. Cioè, beata lei. Cioè, potrei un po' imitarla. Vicino. Ultima volta in spiaggia ho preso una cingoma gigantesca. Allora, io detesto le persone che buttano per terra le cicche, il chewing gum, chiamiamola come vuoi, la gomma americana. Detesto veramente. Uno, perché in mezzo alla strada, a parte che tipo la prendi anche sotto una scarpa, comunque sia, è un impiccio. In più ci sono anche i cagnolini comunque che possono anche ingoiarla e non fa di certo bene, ok, capitemi. Secondariamente anche in spiaggia io non capisco, a parte che ci sono i bidoni, poi se non c'è un bidone anche qua vicino oppure siete pigri come me, questa è una campagna proprio contro le gomme, cioè non contro le gomme, cioè anche io le sbiascico, però nel senso, cioè poi non buttatele assolutamente sulla spiaggia, innanzitutto perché è gomma. E poi anche qui ci sono i cagnolini. E poi comunque, cioè, io non vi dico averla beccata sotto il telo. Che paciugo che è stata, tra l'altro non me ne sono accorta. L'ho anche lavata in lavatrice. Quindi poi dopo ho dovuto rilavare tutto perché, cioè, ovviamente faceva schifo. Con il napisan contro la buchina, contro roba. E non ho buttato via il telo solo per il semplice motivo che è di questi qui da campeggio di nylon. Perché sennò dovevo buttarlo via. Ora, del telo me ne frega anche poco, però, cioè, nel senso, è una menata che voi non avete idea. Cioè, se siete pigri come me e tipo in questo momento io voglio sputare la cingomma e non voglio alzarmi per andare dal bidone là a 3 metri da me e voglio solamente andarci quando esco, cioè quando vado via, perché ci passo davanti, e quindi tutta la spazzatura, tra virgolette, l'accumulo qui e poi la porto via, ovviamente la porto via. Però non buttatela, cioè non buttatela nella sabbia o per terra da qualche parte, cioè nel senso, mettetela in un pezzettino di carta, mettetela in un pezzettino, in un fazzoletto di carta, mettetela in qualcosa che avete da buttare via, o altrimenti io ho anche la bottiglia dell'acqua, adesso ce n'ho ancora un po' e non la butto via, cioè non la bevo più, no? Perché ormai è caldo, troppo calda, poi non ho sete in questo momento, quindi prendo la mia cingommina e la butto dentro. Cioè, lo so che può fare un po' schifo, però nel senso, cioè, la lascio qui, tanto poi vado via, cioè, nel senso, butto via tutto, ma non state a buttare la gomma per terra, vi prego. Cioè, non perché voi magari la buttate, io ho fatto cioè, perché comunque qualcuno la butta, nel senso, perché se no non la prendevo sotto il telo. Semplicemente. Ah, dicevo, c'è un odore d'arancio, poi c'è qualche cosa mangiando. Si è fatta 2 panini. E ora sentivo odore d'arancio, si sta mangiando l'arancio. Allora adesso vi faccio vedere il mare impetuoso. Vedete che inizia già a essere il tramontino, inizia quella lucina un po' giallognola, inizia già a iniziare praticamente a scendere il sole e ad assumere quel colorino bellissimo. Adesso comunque giro e vi faccio vedere.
Ok, ora io vado a farmi un bagno, l'ultimo della giornata. Marco ha detto che ritarda, quindi voleva venire col drone, ma probabilmente se no viene troppo freddo. Cioè, perché poi il tramonto lo aspetto, ma vestita ovviamente, quindi vado a farmi il bagno sperando che voi riuscite a vedere qualcosa. Adesso volevo vedere se vedevate qualcosa. Hey!
so cosa avete visto, perché bellissimo, ragazzi, stupendo. Adesso mi asciugo. Che spettacolo! Che spettacolo, ragazzi! Adesso mi tolgo il costume. Bellissimo, ragazzi! Spettacolo! Spettacolo! Perché urlo e la gente mi guarda? Comunque, spettacolo, ora mi cambio il costume. Con il mio poncio pipì. Là, un pezzo tolto. Secondo pezzo tolto. Ok. Adesso però il pezzo di sopra non me lo metto manco più e mi metto direttamente la canottiera, perché tanto sono le 6 passate, anche se non so come fare. Meglio mettermelo. Spogliarelli alle amiche. Ancora più umido da oggi, in realtà. Però Marco ha ancora gente. Vi dicevo, Marco ha ancora gente, quindi voleva venire in spiaggia, però non so se riuscirà, quindi io mi sono fatta già il bagno, perché sennò poi viene freddo, e voleva venire con il drone, ma penso che non riesca. Allora, dunque, adesso vi faccio vedere il mare. Vi faccio vedere il mare e chiudo un secondo, perché mi stanno fissando.